Allora, Fabrizio Biggio qui al Napoli Comic Con. Pensa te. Beh, sei protagonista assoluto. Io sono sempre protagonista, se non sono protagonista io non vengo proprio, non ci vengo, che ci venga a fare, non so, no. Hai fatto anche lo spot. Di che? Del Comic Con. Ho fatto lo spot del Comic Con. Ah sì, ho fatto lo spot, è vero, non me ne dimenticato. Sì, perché presento i premi Micheluzzi, che sono un po' gli Oscar, no, del fumetto italiano. C'ho questo grande onore, io sono un patito di fumetti. Faccio anche dei fumetti, volendo, che si chiamano Le avventure di Pene e Vagina. Andate a cercarvelo, non è male. Ma devo guardare qua o devo guardare a te? Io preferisco guardare qua. Posso? Puoi guardare dove vuoi. Una sera che non è archiviata. Se Idioti non è archiviato, nel senso che ce l'ho sempre nel cuore. Però dopo aver fatto 4 serie, 50 date di tour teatrale, un libro, 2 CD, 2 Sanremi, 3 film, basta. Ho detto, fermiamoci un attimo, rimane un domani, chissà se c'è una bella idea, magari non si riferà, per ora basta. Con la Comedia come è andata a finire? La Comedia è andata a finire non benissimo, perché ovviamente il film di cui noi andavamo più orgogliosi, ma non è andato molto bene, è andato molto male. Perché gli italiani non erano pronti, non erano pronti per un prodotto così, forse troppo poi da venire, non lo so. Però comunque alla fine, ma dei soldi che ci fanno, perché noi abbiamo fatto un film di cui andiamo orgogliosi, che ci piace, e siamo felici già così. Puoi spoilerare il finale di come sarebbe stata questa saga? C'è stato il purgatorio e poi il paradiso. Se posso spoilerarle, se il purgatorio è una roba molto, perché sarebbe stato sul web. Tutta una serie di sale d'attesa, con due che aspettano una sala d'attesa per 10 puntate, che avrebbe poi lanciato il film del paradiso. In realtà l'inferno all'inizio doveva essere una serie TV. Sei sul web e poi cinema col paradiso. Il paradiso c'è una storia. Era uno che finiva. So, non si può dire, dai, perché magari lo facciamo, capito? Però mi stai facendo commuovere. E invece come progetti futuri cosa stai facendo? In questo mestiere, se tu non hai progetti, sei proprio spiegato. Io non ho niente, non ho progetti. Neanche come canzone, una nuova canzone. Invece come canzone a Sanremo, no dai, non per andare, come canzone invece è stata quella che... Sanremo è stato meraviglioso, troppo bello, mi sono divertito un sacco, un sogno che è diventato realtà, di essere a Sanremo in concorso, e siamo arrivati quarto ultimi, neanche ultimi, quello vuol dire, sono arrivato ultimo che fa, quarto, anche lì non siamo stati capiti, non lo so, forse la canzone era un po' troppo antica. Qualcuno ha citato Cocchi Renato. Sì, però in effetti non è che abbiamo scritto la canzone per stare a Cocchi Renato, poi è diventata una polemica che avevamo fatto, copiato Cocchi Renato, tra l'altro Rossetto lo conosciamo, lui voleva venire anche con noi a Sanremo a fare una cosa, poi non siamo riusciti. Perciò lui non ci ha aperto, Cocchi Renato non ci hanno mai detto, ci avete più per dire, no? Però i giornalisti sono partiti questa cosa, qualcosa devono scrivere. Così, però va bene. Scusate, stiamo andando in terreno, che potete passare avanti e indietro, ma che moto è? Sto scherzando, Sì, andiamo. Ok, devo andare, ragazzi. Va bene, grazie mille.